Ciao ragazze e ragazzi, sono Govinda e oggi giocheremo al nuovissimo Point and Click Underground Blossom, il nuovo titolo della serie Rusty Lake. Come sapete, io amo questa saga, ho giocato a tutti i videogiochi, se non a tutti, qui su Isola delle Rose TV. Trovate i link qui sotto in descrizione sulle schede. Quindi, se siete degli appassionati di Rusty Lake Cube Escape, dovete assolutamente iscrivervi al canale, cliccate il pollice in alto, mi raccomando. Adesso io non vedo l'ora di entrare nel gioco. Che bello, è ambientato in una metropolitana, quindi entriamo, io amo le metropolitane. Vai, iniziamo, forza. Sta arrivando il treno. Dove mi porterà questo treno? Devo già cliccare? Certo che bisogna cliccare. Mamma mia, è un point and click bellissimo, un punto e click. Entriamo nella metropolitana. Allora, cosa abbiamo? Rusty Lake presenta Giuseppe Govinda in Underground Blossom. Yeah. Stazione della culla? Ok. Quindi noi siamo nelle diverse stazioni della metropolitana e oggi cercheremo di completare il gioco. Ci riusciremo? Allora, entra una signora, una ragazza che si chiama Laura. Ve la ricordate? Noi abbiamo fatto tantissimo su di lei, abbiamo parlato tantissimo. E lo abbiamo fatto qui sul canale perché ho giocato a tutti, Rusty Lake Roots, tutti, tutti, tutti. Allora, stazione della culla. Usa le frecce per muoverti. Allora, prima di tutto, vediamo. Oh! E poi? Ok, qui bisogna capire come fare, perché come sapete ci sono diverse stanze, diverse inquadrature e noi dobbiamo cercare di capire come superare i diversi quadri. Allora, vediamo. Ah, è felice di vedermi. This is my daughter Laura. Please take care of her. Ok, sì, prendiamoci cura di lei. Oh, puoi trascinare qui gli oggetti. Allora abbiamo la spilla da balia. Ok, non c'è nient'altro. Quindi bisogna sicuramente fare delle cose con questa bambina. Allora, vediamo. Entriamo nella valigetta. Cosa abbiamo in questa valigetta? Apriamola. Oh, abbiamo il biberon collato, abbiamo i fiammiferi, i famosi fiammiferi di Rusty Lake che abbiamo utilizzato tantissime volte. Che bellezza, che bellezza, che bellezza essere qui a Rusty Lake, sono molto felice. Non so se si capiva dall'intro iniziale, vediamo cosa dice qui. Rusty Lake, vinci un viaggio a Rusty Lake. Oh, qui bisogna mettere qualcosa, forse questo? No, non bisogna mettere niente. Oh, qui bisogna prendere questo, lo prendiamo con questo. Spilla da balia, non si può prendere. Allora, qui c'è un'altra valigetta. Qui abbiamo il seghetto. Sapete che noi col seghetto facciamo tantissime cose. E un panno. Un panno per il bambino. Vediamo cosa possiamo fare al bambino. Qui c'è un altro treno che sta passando e se n'è andato. E dove ci porterà questo treno? Allora, qui non possiamo entrare da nessuna parte, quindi continuiamo. Qui abbiamo i biglietti e forse con questo, vediamo se possiamo aprire con questo, non è meno. Questo nemmeno, quindi ci vogliono due chiavi. Oh, che bellezza, che bellezza. Allora, vediamo cosa c'è qui dentro. Quindi, ah, mettiamo il panno, dov'era? C'era un panno. Panno, lo mettiamo qui dentro? Nemmeno, quindi bisogna mettere, quando fa la pupù il bambino, non il cagnolino, bisogna metterlo qui. Va bene, dai. Allora, vediamo. Possiamo dare questo. Diamo il bambino al latte. Lo diamo alla mamma al latte. I'm glad you're here. This is my daughter Laura. Please take care of her. Ok, bisogna sicuramente dare questo. Allora, forse è questo. Panno. Ah, ok, panno con questo. Spilla da balia con il panno. No, il bambino col seghetto non si può fare. Allora, da bere non vuole. I fiammiferi non credo bisogna farli. Cosa è? Spilla da balio. Ok, questo non c'è niente da fare, vediamo. Oh, bisogna mettere il bambino a nudo, mamma mia, questo bambino è tutto nudo. Nudo, mettiamoci il pannolino. Eh sì, vai, vai, panno. E utilizziamo questo, mamma mia, che schifo. Dai, bambino, va bene, ok.
che schifo, ha fatto la cacca. Ok, andiamo a buttare questo panno così, mamma mia. Buttiamolo, mamma mia, che puzza. Ok, adesso verranno, lo bruciamo. Sì, mi piace questo, questa è la cosa che mi piace. Si è anche rotto. Allora, abbiamo il raschietto e possiamo... Cosa possiamo fare col raschietto, ragazzi? Forse il raschietto lo utilizziamo qua. Yes. Il futuro arriverà. Guardate, qui c'è la soluzione al suo cosa che c'era lì, mamma mia, sono molto eccitato, ragazzi, sono molto eccitato, mi sto eccitando. Allora, bisogna fare la cosa di sopra, la cosa in basso e le cose là di. Vediamo se ce lo ricordiamo. Allora, allora... Via. Allora, bisogna fare la cosa in alto, la cosa in basso e la D. Yeah. Bisogna metterlo alle 10:15. Ok. Mettiamola alle 10:15. Alle 10. Vai, gira tondo. Alle 10:15, 10:15. Yes. Adesso verrà. C'è un signore lì, ma chi è quel signore? Signore bello, cosa fai qui? Davanti. Oh, vediamo cosa qui c'è. Biglietto, prego. E bisogna dare quel biglietto? Ok. Ah, e il biglietto, allora. Ce la facciamo col biglietto? Bisogna muoverlo, muoviti. Non lo apre. E vediamo se questo qui lo apre. Nemmeno. Questo non lo apre. In alto non c'è niente. Bisogna trovare il biglietto. E dove lo troviamo il biglietto? Ah, ok, bisogna aprire questa cosa. L'apriamo, dai. Straschiamo. Perfetto. E adesso prendiamo questo. Yeah, mamma mia, sono un grande. Ok, e adesso possiamo aprire i biglietti, la biglietteria. Questo non lo apre, allora apri questo. Beh, è bello che comunque riesce ad aprire soltanto una cosa, non tutte entrambi. Allora, vediamo cosa c'è qui. Oh, c'è una signora anziana. Sta dormendo? Ticket to the next station. One coin, please. E dice gli dobbiamo dare una moneta. E che moneta gli diamo, ragazzi e ragazzi? Oddio, no. E la moneta dove la troviamo? Io gli riasco la mano. Tagliamogli la mano. Tac, tac, tac. Ticket to the next station. One coin, please. Io dobbiamo prendere il coin. Ce l'hai un coin per me? Bisogna prendere il coin. Il coin. Vediamo se il bambino ha qualche coin. Allora, chiudiamo questa cosa che mi fa un pochettino schifo. Non la possiamo chiudere? No, non possiamo chiudere niente. E con la barra non possiamo fare niente, naturalmente non possiamo raschiare. E qui non abbiamo niente, vediamo se possiamo chiudere questo coso. Niente. Ah, bisogna prendere il ticket dalla giacca del controllore. Ecco, se fosse, o meglio, i soldi. Il controllore ti dà i soldi per andare a comprare le cose. Mamma mia, questa qui è una cosa che non può succedere nella realtà. Cioè, avete mai trovato un controllore che vi dà i soldi per comprare il biglietto? Mai. Allora, diamo il ticket. Ticket to the next station. Ticket. One coin, please. Sì, subito, te l'ho dato. Dai, adesso dammi il There ticket. You go. Grazie. Have a nice journey. Anche tu. Allora, vediamo dove ci porterà lui. Yes, vai. Ecco, bisogna avvicinarlo. Avvicinati. Oh, bisogna fare... Sapete, è un point and click molto bello, perché non devi soltanto cliccare, devi anche muoverti. Thank you. Have a nice journey. Grazie, buon viaggio anche a te, mio piccolo amico dai baffetti irsuti. Vediamo dove ci porterà. Ciao signora, me ne sto andando, me ne vado, pota, me ne vado. Andiamo, dove ci porterà? La prossima stazione, qui su Isola delle Rose TV. Mi piace troppo dire le cose vicino al microfono. Ragazzi, io vi voglio bene. Se volete bene anche a me, abbiate paura del mondo. Alla prossima stagione. Che cos'è?
vico della bambina. Il vico della bambina o della babbuina. Mamma mia, che risate qui su Isola, mamma mia. Allora, qui c'è una signora e come si vede stiamo andando avanti nel tempo. È sempre una cosa così qui su Rusty Lake, si va sempre avanti nel tempo. Allora, entriamo qui. Allora, vediamo cosa ha da dire lei. Si è arrivata quest'anno, sì. I don't want to leave her, but I might have to. Eh sì, perché la lascerà, forse perché le andrà a Rusty Please Lake. Protect her, also in the years to come. Oh, sì, sì, sì. I want candy. Oh, questa bambina è leggermente brutta. I want candy. Va bene, abbiamo capito. Allora, vediamo se riusciamo a darci le candy. Questo non lo apre. E naturalmente, questa così, gomma da masticare vecchia. Questo sicuramente non possiamo farlo. Vediamo se apre questa porta, naturalmente non possiamo farlo. Ah, comunque lì ci sono delle cose belle da fare. Allora, what? Cosa ho fatto, ragazzi? Troppo grande? Dalla piccola alla grande? In che senso? Troppo grande? Dalla piccola alla grande? Troppo grande? Ok. Boh, non saprei. Allora, vediamo su cosa c'è qui. Non puoi fare niente. E qui? Non puoi aprirlo? Non puoi aprire niente? Non puoi chiamare nessuno? Qui c'è un altro treno. Secondo me dovremmo sicuramente andare lì a guardare di nuovo l'orologio. Sì, sì, sicuramente andremo lì all'orologio. Ah, vediamo il signore cosa dice. Hands off. Ok, scusa, non ti do niente. Ah, qui abbiamo un numero. Questa è la cosa per aprire la cosa, la valigetta. E qui abbiamo i biglietti. I biglietti dobbiamo farlo seguendo questa cosa che mi dice lui. Vediamo cosa c'è lui. Ah, Hall, Mr. Hall. Mr. Hall, me lo ricordo, Mr. Hall. E qui in basso c'è qualcos'altro. Poster. Il poster lo possiamo sicuramente mettere qua. Mettiamo questo posterino qui. Vai. Perché non me lo apre? Beh, io metterei la gomma da masticare qui. Cioè, bisogna mettere la gomma da masticare da qualche parte per attaccare il nostro cosa. Vediamo se riusciamo a farlo o è un problema mio. Allora, sorriso. Vediamo se possiamo fare qualcosa con la gomma qui. No, nemmeno. Qui ci sono comunque delle cose che dobbiamo fare, dei puzzle. Rusty Lake è famoso per questi puzzle qui. Ah, non è un puzzle, bisogna... Cioè, non bisogna fare niente qui, no. Andiamo dall'altra parte. Bisogna trovare queste placche direttamente da mettere lì. In questo caso non c'è più niente da fare. Allora, vediamo se possiamo dare questo... Ok, gomma masticata. La gomma masticata, cosa ci facciamo con la gomma masticata? Mettiamo qui? No. Ah, la gomma masticata la mettiamo qua. Qua. Yes. Ok, sorriso. Vacanza dalla piccola alla grande. Troppo grande. Che bella questa musica. Questo si può muovere? Non si può muovere per niente. Vediamo quest'altro. Nemmeno. Qui dice dalla piccola alla grande. Quindi bisogna fare la piccola e questa. E poi c'è sicuramente questo. Nemmeno. Ok, poi questo, poi sicuramente questo, poi c'è l'aereo, poi c'è la piramide e poi c'è il sole. Wow, guardate che faccia, la faccia da Joker mi piace, la faccia da Joker. Abbiamo questo che possiamo utilizzarlo per una porta, se non sbaglio. Per questa porta, vediamo.
ma qui, cioè, bisogna avere i soldi e non abbiamo fatto niente. Mi piace troppo la colonna sonora di Rusty Lake, è proprio uno dei punti di forza di questo gioco. Allora, proviamo a fare qualcosa con questo. Niente, non fa niente. Vediamo se lei ti dà qualcosa. Dov'è la bambina? La babbuina? Bambina? Bambina? Qui bisogna cambiare di nuovo l'orario, questo sicuramente te lo dirà alla fine. Ah, guardate dov'è la bambina. Ah, bisogna trovarla? Ah, cerchiamola. Tac. Questa bambina mi sembra un po' spaventosa. Dov'è finita la bambina? Mr. Hall non mi dice niente. Ah, la bambina era là. Guardate dov'era la bambina. Ok. Sentite, bambina, devi smettere di scappare da una parte all'altra. Oh, ha qualcosa per me. Cosa hai trovato? Ah, un pannello di vetro. Brava la bambina, ti do un bacinetto. E brava, iscriviti a Isola delle Rose TV. Allora, mettiamo questo cosetto, lo dobbiamo mettere sicuramente qua. Ok. E dopo che l'abbiamo messo qua? L'abbiamo messo qua, ma non mi dice nient'altro, cioè non c'è niente. Oh. Ecco, adesso che l'abbiamo messo lo possiamo girare. E adesso sì, sarà un po' complicato. Allora, questo è giusto. Ah, si può girare così, ok. Ma vedremo ragazzi. Ok. Forse così. Ecco, quasi. Vediamo se c'è qualcosa che possiamo fare qui. Oh, ce la sto facendo quasi. Dobbiamo fare il coso. Ok, e cosa manca? Cosa manca? Qua. Ce l'abbiamo fatta? Forse. Dove? Cosa manca? Cosa manca, ragazzi e ragazze? Sembrerebbe a posto. Ok. No. E poi vediamo. E poi. E poi questo qui mi sembrerebbe a posto. Ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo cosa abbiamo qui dentro. Qui c'è una manovella, prendiamola. La manovella, e cosa ci facciamo con la manovella? Io non lo so, vediamo. Sta manovella, boh, forse la possiamo utilizzare qui, da qualche parte? No, la manovella non è lì, allora la manovella la possiamo utilizzare qua. E giriamo. Si gira. Allora, qui abbiamo le news e il servizio fotografico, perfetto. Andiamo a dare le news al signore, che diceva sempre le news. Ok. Allora, vediamo qui cosa abbiamo in questo cosa qui. Daily News, la fabbrica. Non possiamo naturalmente, trovata valigia, stagione di vacanze. E quindi, perso dipinto, non possiamo entrare da nessuna parte. Ma lui non mi dice niente, cioè, allora facciamo l'editina. Puoi trascinare alcuni oggetti. Ah, grazie per avermelo detto. E quale cosa gli trasciniamo, ragazzi? C'è qualcosa da darmi? Che bambina cattiva. Allora, non viene nessuno qui? Questo non me lo fa aprire. Vediamo se mi fa prendere questo dipinto. No, non c'è nemmeno niente qui. Certo, sopra ci sono dei simboli, guardate, il triangolo ci sono tre. Poi c'è il cerchio e poi ci sono un cerchio. Vediamo se c'è qualcosa lì sopra. Non c'è niente, ok, allora, triangolo 1, quadrato ne abbiamo 3, 4, 5, cerchio 1, vediamo. Cosa facciamo quindi? 3, 4, 5, 6, 7? E qui c'è un 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, bisogna guardare quello che c'è sopra, ragazzi. Allora, forse dovremmo fare quello centrale e due di sopra.
Impossibile. Beh, la bellezza di Rusty Lake è proprio questo, ci sono questi puzzle che non sono semplici, però ti danno la possibilità di riflettere e riesci a superarli se vuoi. E allora, vediamo. Guardate, in quest'altra stanza le cose sono cambiate. In quest'altra stanza sono qui sopra. Ok, meno il rombo. Ok, guardate, adesso l'ho capito. Allora, il rombo ne ha soltanto due di lati. Poi abbiamo il quadrato che ne ha uno di sopra e uno di sopra. Vediamoli, una da destra e una a sinistra. Allora abbiamo il triangolo, che è questi di qua. Uno, due, tre. Questo è il triangolo. Poi c'è il cerchio che ne ha questo e questo più il cerchio. Poi c'è il quadrato. Il quadrato che ne ha uno di là, uno di là. Ok, e poi c'è il rombo che ne ha due di là, di destra. Grande, grandissimo. No, no, non riprendi, riprendi sta cosa. Dov'è? 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 Mamma mia, avevo avuto paura che si era tolto. Cioè, ragazzi, oh, non mi fate... Abbiamo il biglietto. Beh, il biglietto, allora... Il biglietto. E come facciamo a dare il biglietto? Lo diamo... Diamo a lui il biglietto, cosa vuoi? Allora, biglietto, biglietto, biglietto. Possiamo mettere il biglietto da qualche parte? Perso, no, no. Fabbrica aperta, tra le dita trovata, stagione... No. Aspetta, aspetta, cosa possiamo fare con questo biglietto? Il biglietto non lo possiamo fare niente per il momento. Ah, il biglietto forse per questo? Nemmeno. Ah, ragazzi, guardate, dobbiamo muovere le cose, forse. Ok, ok, ok. Stagione di vacanze, allora, stagione di vacanze lo mettiamo là, poi il cane senza età lo mettiamo qui, la fabbrica aperta, la fabbrica aperta lo mettiamo qui, hotel ristrutturato invece lo mettiamo qui, trovata valigia lo mettiamo qui a destra, inaugurata nuova stagione, dove lo metto? Stagione vacanze, massacro di compleanno, massacro di compleanno lo mettiamo qui e ce l'ho fatta. Oh, grazie. Adesso possiamo utilizzare questo e vediamo cosa ci dice quella cosa. Allora, chiamiamo subito i nostri amici. Ma chi dobbiamo chiamare? Ok? Premi il pulsante e trascina per ruotare il disco. 4. 4. Ah no, questo sono io che faccio. Ma se non sappiamo il numero, a chi dobbiamo chiamare? Cioè, se non mi date il numero, non possiamo chiamare a nessuno. Ma altrimenti vediamo con questo, perché dice sorriso? Perché in questa cosa noi l'abbiamo messa lì, ma non è successo niente, quindi dobbiamo un attimino capire. Sorriso. Occhi scintillanti. Nuovo braccialetto. Nuova acconciatura. Occhi grandi. Che cavolo, ho sbagliato. Vabbè, allora, sorriso. Occhi scintillanti, nuovo braccialetto, occhi grandi, sorriso più grande, sorpresa. Oh, mi è piaciuta questa cosa, chiama il 53114, 53114, mamma mia. Cioè, 3 ore a fare 53114, 53114. Vediamo cosa ti dirà. Mi dirà qualcosa di importante? Hello. I Salve. I am glad you come. The mother. I will come together. Ok, dice che la madre la verrà a prendere. She knows. Lei sa. Look into the eyes of your... Quale uccello? L'ho capito quale uccello. Questo è un uccello, ragazzi. Guardiamo negli occhi. C'è qualcosa qui?
8827. 8. Vai. Non vedo l'ora che vedere cosa c'è qui dentro, ragazzi. 27. Oh, la macchina fotografica. Ecco, macchina fotografica, che possiamo fare, ragazzi? Facciamo la bambina forse con la macchina fotografica. Con la macchina fotografica facciamo la foto alla bambina. Fa la foto a noi, vai. E cosa hai trovato in quella foto? Ok, adesso che hai fatto la foto, cosa vuoi? Ok, ha visto delle cose fantaghiro. C'è qualcosa di sbagliato. Oh mio Dio, il mostro. No, lei non verrà con te. Oh, oddio. Oh no. Allora abbiamo l'orologio d'oro, abbiamo la cosa e il... Allora, mio caro, vorrei non doverla mai lasciare. Amo mia figlia più di ogni altra cosa al mondo, ma so che entrambe dobbiamo seguire la nostra strada. Per favore, tieni questo orologio al sicuro, la proteggerà in futuro. Rose. Ok. Oh, bambinetta. No, Rullino. Lasciami in pace. Adesso vediamo, Nora, abbiamo delle cose da aprire con questa cosa qui, con il nostro cacciavite, perché Rusty Lake è famoso perché ci sono sempre questi cacciavite con cui tu puoi aprire le cose. Bene, bene, bene e bene. Vediamo cosa abbiamo qui dentro. Pannello di vetro. Beh, il pannello di vetro lo mettiamo qua. Bene, e adesso dobbiamo fare sta cosa. Questo sicuramente così. Cosa devo cambiare qui? Beh, stiamo attenti qui. Allora, vediamo. Questo. L'abbiamo fatto. Non l'abbiamo fatto, ragazzi. Cos'è che manca? Cos'è che devo migliorare in questa foto? Ah, le cose qui in basso. Questo mi sembra veramente migliorato. Allora, c'è qualcosa che devo cambiare? Sono io cieco o c'è qualcosa che dobbiamo cambiare? Direi dall'altra parte. Ah, forse... Oh, mamma mia. Mamma mia, era tutto giusto. Soltanto la cosa di là sopra che dovevo farlo un po' meglio. Un po' mi ha fregato questa cosa. Abbiamo la lancetta. La lancetta, ma a che ora la dobbiamo mettere la lancetta? Metti sta lancetta, mettiamo la lancetta. Ok. A che ora dobbiamo mettere il treno? C'è una cosa, non c'è un... Come facciamo a sapere a che ora dobbiamo mettere la lancetta? Abbiamo questo rullino. Ah, lo sviluppo foto. Ecco, c'è la cosa dello sviluppo foto. Allora, diamo lo rullino a loro, dai. Metti il rullino nella scatola. Ok, mettiamola. E adesso? Come back in 20 minutes. 20 minuti. Come back in 20 minutes. Ok, quindi dobbiamo aumentare qui di 20 minuti. 20 minuti siamo... Allora, siamo alle meno 9, 9, 5, 10, 15, 20. Ok. Qui abbiamo fatto le foto. La foto e un'altra foto qui che sembra una foto strana. Questa sembra paperino messo al contrario. Allora, qui fa le 4 e 5. Le 4 e 5, vai. Sì. Che poi le 4 e 5, sì. Oh mio Dio, che cosa ho visto, ragazzi?
Allora vediamo, non è alle 4:05, le 3:05, le 3:05. Ok, vediamo chi viene adesso. Spero vi stia piacendo questo mio grandissimo, bellissimo videogioco. Allora, vediamo. Ticket, please. Ce l'abbiamo il ticket. Avviciniamolo. Vai. Mind the gap. Attenzione al vuoto. Beh, quella bambina però non la possiamo lasciare là. Capitolo 3. Via della scuola. Ma il video della scuola. Il video della scuola è dove mi vado a farmi una bella suola. Vedete com'è atmosferico questo punto e clicca? Allora la ragazza è diventata grande. E va bene, allora ti diamo le cose. Arachidi. Qui abbiamo le arachidi. Ok, bisogna fare il aereo di carta. Qui sicuramente c'è un puzzle che capiremo dopo. Allora io andrei sicuramente qui. La salsiccia. Dice quando arriverà la metro? Ah, oh, grazie. Volete qualcosa? No, no. Ah, comunque guardate, possiamo mettere le cose sulla loro testa. Ok. Leave me alone. You look funny. Ok, ok, queste cose le dobbiamo mettere da lui. Qui sicuramente c'è la cosa di nuovo da spostare, che non lo tocchiamo. Allora, qui abbiamo delle cose da leggere. Allora, vediamo. Gossip scolastico. Sam è innamorato di Johnny. Tess odia le salsicce. Frankie ha rubato qualcosa da Alex. Bobby ha paura degli aerei. Jimmy è allergico alle arachidi. Laura è sempre sola. Allora, Jimmy, qual è Jimmy? Jimmy è quello nero. Quindi dobbiamo mettere le arachidi sopra la testa. E poi abbiamo detto le salsicce le dobbiamo mettere a Tess. E a Tess le mettiamo quella nera. Ok, allora prendiamo questo e questo. Ok, sì, alla nera ci dobbiamo mettere la salsiccia. Perfetto. E a lui ci dobbiamo mettere le arachidi. Vediamo cosa abbiamo qui sopra. Qui non possiamo far niente. What do you want from me? I hate school. What do you want from me? Someone stole my photos. Eh sì, l'ho capito. Quindi allora dobbiamo mettere il coso. Allora, Bobby ha paura di ieri. Bobby chi è? Bobby. Ah, bisogna anche cambiare le cose. Quindi no, ok, i nomi non sono giusti. Non sono le cose giuste. Allora, questa qui cos'è? No. Vediamo un attimino questa cosa. Questa è innamorata. Questa è quella che è innamorata di lui. E quindi, allora. Allora. Quella è quella. Frankie ha rubato le tesse. Sam è innamorata di Johnny. Allora, questa qui è Sam. Sam è innamorata di Johnny. E questo non è Bobby. Johnny è qui. E questa è Sam. Dov'è Sam? Ok, se non sbaglio questa è Sam. No, è quella nera che è innamorata di Johnny. What do you want from me? Questa è innamorata di Johnny. What do you want from me? Help me, my book. Quindi Sam, questa è Sam. Sam è innamorata di Johnny. Poi Bobby ha paura. Sì, dobbiamo capire. Poi quella che ha rubato le cose, come si chiama? Dov'è? Qui.
Le ha rubato gli orecchini, quella con gli occhi, con i capelli così rotondi. Come si chiama? Quella che ha rubato, è qualcosa innamorata, odia Tess. Laura è sempre sola, ha rubato qualcosa da, quindi Frankie e questa di qua, ha rubato qualcosa da Alex. Quindi Frankie ha rubato qualcosa da Alex perché le mancano gli orecchini. E poi, vediamo, Frankie ha calcolato qualcosa da Alex, l'abbiamo fatto. Bobby ha paura degli aerei. Bobby, non lo possiamo capire Bobby, chi può essere Bobby, può essere lui. Jimmy è allergico agli arachidi. Oh, c'è qualcosa che non va, cioè secondo me, facciamo un attimino così. Sì, poi dovrebbe essere, forse Sam è lui però. Johnny è quello giusto. Tess, Bobby e Laura. Laura resta lì. Alex è giusta, vediamo con lui messo qui. E poi Tess, Jimmy. Ah, mamma mia. Ok. E quindi cosa vuoi? Adesso che ti ho aiutato, cosa mi puoi dare? Ecco. Ok. Give me a paper plane. I will give you something. Tu secondo me vuoi un po' troppe cose da me, amico mio, eh? Cioè non ti posso più sentire. Diamo il paper club. Adesso me lo devi dare però. Give me a sausage. I will give you something. No, non ci credo. Allora prendiamo la salsiccia. Cosa mi darà? Una cacca? Ok, you earn this. Beh, sicuramente, perché ho fatto tantissime cose. Quindi cosa mi hai dato? Quindi? Ah, ok. Si sta scrutando dentro le mutande. Cos'è? Un verme. Beh, un verme lo diamo a lui. Cosa mi darà adesso? Un uovo nero. Mi dispiace, amico mio, ma te lo sei meritato. Allora, abbiamo un candy. No, no, di nuovo. Di nuovo. Qui, vediamo, questo lo possiamo cambiare, eh? Non mi dire che devo fare... Allora, ok, quindi devo mettere questa cosa così. Poi bisogna mettere questo qui. E questo qui. E quindi? Cioè, cosa vuoi? Mamma mia, non so come ho fatto, ragazzi, ma ce l'ho fatta. Ah, mamma mia. Cosa abbiamo qui? Abbiamo le foto. Andiamo le foto alla nostra amica, dai. Thank you. Ok. So I've left of my mother. E lo so, anch'io. Anch'io le foto. You can leave now. Your train arrives at 2:45. Grazie, alle 2:45. Your train arrives at 2:45. Alle 2:45, allora me ne vado. Alle 2:45. Vediamo dove mi porterà questo treno. Sta per arrivare. O meglio, è già arrivato. Ticket, please. Non ce l'ho il ticket. Non ho il ticket. Qualcuno mi dia un ticket. Ah, qui ci sono i biglietti. Ok, quindi forse qui lo capiremo. 1, 2. Cosa devo fare qui? 1, 2, 3. E 4, dov'è il 4? 4. 1, 2. Com'è possibile? 1, 2. 1, 2, 3. Cioè, quale sarebbe l'obiettivo di sta cosa? Cioè, spiegatemelo. Cioè, spiegatemi cosa devo fare qui. Ma vediamo, vediamo. Allora, secondo me potrebbe essere 1, 2, 3.
4, poi questo sopra, forse questo, poi questo, mamma mia ragazzi, ho fatto tantissimo, e questo, e poi spero di non sbagliare perché sono qui da 3 ore, qua, questo, questo. Oh mamma mia ragazzi, l'ho fatto qui, sono qui da 3 ore che sto facendo sta cosa, eh. Andiamo dal nostro amico qui. Ticket. Avviciniamo e clicchiamo, vediamo dove ci porterà. Get in, please. Grazie uomo baffuto. Uomo baffuto sempre piaciuto. Iscrivetevi al canale se vi sta piacendo questo nuovo gameplay su Rusty Lake Cube Escape. Che poi credo che questa cosa sia un progetto nato in Olanda, se non sbaglio. Ci stiamo avvicinando alla fine, siamo già a metà. Capitolo 4. Ponte degli uccelli. Che bello, mi posso riposare con voi. Vediamo cosa abbiamo qui. Che vuoi? Allora, qui ci dice già un bello cosa, che è un bel orologio che dice le 3 e 5. Vabbè, gli dobbiamo dare qualcosa qui. Ma lei non ci possiamo parlare? Andiamo, te lo do, vediamo. Abbiamo la matita e il pezzo di salsiccia. Ok, questo non fa niente. Allora, diamogli la matita. Questo cos'è comunque? No, ok. No, 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 allora bisogna fare qualcosa qui. Dice che deve finire il suo sketch. Ecco, questo sketch bisogna fare il mostro qui, sì, sì. Il mostriciattolo. Sta facendo qualcosa? Cosa ha fatto? Ok, ho preso la lenza ma non so come ho fatto, ragazzi. Vabbè, grazie. Un pezzo di legno. No, prendiamo sto pezzo di legno. La lenza. Questa cosa è pezzo di salsiccia. Lo mettiamo qui. Ok, 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 vediamo cosa abbiamo qui dentro. Qui abbiamo un coso, vediamo se lo possiamo seghettare e non lo possiamo fare. Allora. Good morning! Good morning. We have fresh sandwiches and a most delicious coffee. Make a choice. 50 please. 10 please. 10 please. Ok, bisogna dare i soldi. Fagliele a dare. Vediamo se qui che cambia questo alle 3 e un quarto. No, questo era l'orologio di prima, quindi non succederà niente. Qui bisogna sicuramente capire come fare. A Rusty Lake Theater presenta... Cosa usiamo? Abbiamo l'impastato di salsiccia? Oh, guardate, guardate, guardate. Allora, qui abbiamo le note. Le note ce le abbiamo, bisogna cliccare tantissimo, arrivano le note. Ti prego, fa che non cambi. Ah, me le devo segnare queste note, ragazzi. Ah, ok. Ok, le note sono queste, quelle quella singola, quella 2, quella 4, quella singola, quella 2. Quindi quella singola, quella 2, quella 4, quella singola, quella 2. Ok.
quella 2, quella 3. Ah, non era quella 4, ragazzi, non era quella 4. Riascoltiamo 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. L'ho fatto? Non lo fa, vabbè. Entriamo qui dentro. Cosa abbiamo qui? Cos'è questa cosa qui? L'ho fatto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Mi piacciono questi momenti. Cos'è successo? Ah, esce il pesce, mi piace sta cosa quando escono i pesci. Ok. Ok. Bel pesciolino. E questo lo possiamo tagliare? No. Niente. Va bene. Allora possiamo fare sicuramente qui. Allora il pesce lo mettiamo qui e questo lo mettiamo qui. Che bello mettere le cose dentro Rusty Lake. E dove ci porterà questo agnellino qui? Oh, grazie. Allora, stiamo assumendo. Ah, finalmente io stavo cercando lavoro. Stavo proprio cercando lavoro. Allora, vediamo cosa dice qui. Stiamo assumendo, entra a far parte del nostro team presso lo stabilimento Johnson Bilderford. Garantiamo una squadra accogliente, un ambiente di lavoro stimolante. Arrivo giornaliero alla stazione di Ponte degli Uccelli alle 5. Benissimo. Quindi questo forse già si è finito. Vediamo. Alle 5. Yeah. Questo capitolo è stato più leggero, forse questo. No, non è questo. That woman, I've seen her before. Eh sì, l'ho vista anche io. Would you buy her a coffee? Sì. And a sandwich for me, please. Sandwich e un panino. Could you buy her a coffee? A coffee o un sandwich? Allora, caffè. Then please. Then please. E un sandwich. There you go. E caffè. Then please. There you go. Grazie. E allora andiamo a dare alla signora un sandwich. Ok, che bello, che bello. Vediamogli il panino, dai. Beh, gliel'ho dato il sandwich. Vabbè, allora, vediamo che cosa possiamo fare. Vediamo che cosa vuole questo di qua. Ce l'ho. Un accendino. Vediamo questo messaggio. Sta cercando l'uomo col cappello rosso? Sì. Quella valigia marrone. Ah, l'uomo con il casco vuole i suoi occhiali. Dov'è l'uomo con il casco? Vuole i suoi occhiali? Diamo gli occhiali. Devo parlare con l'uomo alto e sorridente. Chi è l'uomo alto e sorridente? Questo? A lui. And a sandwich for me, please. Ah, una sandwich for you. Look at this thing.
I'm not eating this. Guarda che roba. Non ti piace? Oh, che schifo. Togliamoli queste cose. Beh, non mi voglio immaginare cosa c'era in quel caffè. Che schifo. Much better. Here, take these crumbs. Does she remember me? Non lo so. Comunque, sì, a che cosa dobbiamo fare? La cravatta? Lui serve la cravatta. No. Chi non ha la cravatta? Chi non ha la cravatta? Vediamo. Lui non ha la cravatta. Parla con l'uomo con la cravatta verde. C'è un uomo con la cravatta verde, vediamo. A lui. Vediamo cosa dice. Mi stai confondendo con il mio fratello gemello. Chi sarebbe il suo fratello gemello? Accendino. Andiamogli a dare l'accendino a lui. Bello. Thanks. One last question. Fammi la domanda. Do you have the time? Mi ha rubato tutto. Does she remember me? E non lo so. Allora, dice, andiamo da lei. Mi dispiace averti derubato. La graffetta. La utilizziamo qui. Oh, ok. Qui c'è un altro bel... Ci deve essere sicuramente un... Valla a fare sta cosa, ragazzi. Valla a fare veramente. Cioè, bisogna metterlo qui alla fine, eh? Cioè, qual è l'obiettivo di questa cosa? Allora, qui c'è il quadrato. 587. 587. Qui sembra completatissimo. Adesso lo taglierò e vi farò vedere il momento in cui l'ho completato, eh. Non saprei, forse così. Oddio, non so come ho fatto, ragazzi, ma sta succedendo qualcosa. 192. Ok, forse lo sto capendo. Forse lo sto capendo, ragazzi. Allora, forse adesso questo andrebbe qua. Questo andrebbe qua, questo andrebbe qua. Yeah, ok. E vediamo, adesso secondo i miei calcoli, questo dovrebbe andare un attimino. Questo qui e questo qui. Yeah, mamma mia. Ho impiegato anche in questo caso tantissimo. E quindi? Cosa vuoi? Ah, adesso bisogna andare in questa cosa qui. Vediamo cosa dice qua. Vai. Please keep a close eye on your personal belongings. There are pickpockets active. L'avete visto, c'erano le cose. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Personal belongings. There are pickpockets active. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Cosa gli uscirà questa volta dal coso? Un uccellino? Solo un uccellino? Ok. Oh. Lui che parla con l'uccellino sembra un po' Forrest Gump. Ecco, gli diamo le briciole. 3, 3, 1, 3, 1, 1. Di nuovo, 3, 3, 1, 3, 1, 1. 3, 3, 1, 3, 1, 1. 3, 3, 1, 3, 1, 1.
Vediamo cosa riuscirà. Finalmente abbiamo il biglietto. E possiamo entrare lì dentro. Ah no, mi devi dire anche l'orario però. I remember you. Lara Van Del Brom, allora, il 3 alle 5. Allora, vediamo, c'è la donna, poi arrivò il coso, l'occhio rosato, le persone, il sangue. È il momento, il braccio lungo indica l'albero, mentre il braccio corto quasi cattura l'anima oscura. Il braccio lungo indica l'albero, mentre il braccio corto sarebbe quello dell'orologio, quasi cattura l'anima oscura. Allora, braccio lungo abbiamo detto, il braccio lungo indica l'albero, quindi i minuti sono 9. E il braccio corto quasi cattura l'anima oscura. 3, le 3 e 8? Le 3 e 9? Facciamo le 3 e 9. Le 3 e 9. Allora, le 3 e 9. No, non è questa. Quindi quale sarà? Ragazzi, sono veramente uno stupido. Cioè, ho appena notato che facevo quello lì non è il 9, quello lì era l'11. Cioè, magari taglierò delle cose, forse non ve lo farò nemmeno vedere. Comunque, se l'ho tagliato, sapete che per 3 ore ho guardato quello lì come se fosse il 9, ma è l'11. Quindi è 3. Questo. Mamma mia. Vediamo chi arriva adesso. Ticket, please. Ce l'abbiamo. Apriti e mettiti. Entriamo. Sto giocando da tantissimo tempo, no? Sono molto felice di giocare. Ha un'atmosfera bellissima questo gioco. Bob, you have to go. We both need to follow our own path. Sì. Please leave me behind. Your train leaves at 4. Il treno parte alle 4. Allora, ricordiamoci che il treno parte alle 4, eh? Abbiamo la lancetta. Questo mi ha rubato tutte le cose, non lo possiamo più aprire. I snack che dobbiamo prendere i soldi. Questa cosa non la possiamo aprire. Ok. Mi prenderò cura di lei, non aver paura. Well. Perché? Perché questa cosa che devi per forza aiutare la donna? The White Door. Vi ricordate che abbiamo giocato a The White Door qui sul canale? Ok, quindi abbiamo soldi. Qui sicuramente dobbiamo aggiustare delle cose. Questa cos'è? Abbiamo la moneta. Please leave me alone. I don't feel well. Non si sente bene. Vabbè. E allora prendiamo... Cosa possiamo prendere con questa moneta? 100, quindi questo qui è un altro puzzle, quindi dobbiamo fare in modo di utilizzare questi 100 per tutto, o cosa? Non saprei,
Ok, 90, 100, 50, 70. Qui la matematica dobbiamo capirla. 35 e 35 fa 75. 35 e 20 fa 55. 55, 45. Ce l'ho fatta? Che devo fare? Quindi ce l'ho fatta. Cioè, ce l'ho fatta, ragazzi e ragazze. Allora, quindi, questo di qua va qui. Poi questo farfallina va qui. E questo qui cosa sarebbe? Un camion che va qua. Poi abbiamo questo che è un altro mezzo, va qui. La farfallina va qui. E questo qui, l'uccellino, va qui. Il camion va qua. Quest'altro camion va qua. L'animaletto va qui. E il mangiare va qui. Secondo me ce la stiamo facendo. Allora, il camion va qui. Questo qui è un altro camion. Questo qui è un animaletto. Cos'è? Un animaletto va qua. Un altro animaletto va qua. E il camion va qua. Poi abbiamo il mangiare. Allora, questo va qui. Questo va qua. Questo va qua. Questo va qua. Questo va qua. E questo va qua. Ma secondo me siamo nel posto giusto. Non lo so, ragazzi, cosa sto facendo. Questa cosa va qui, questo qui, questo è un altro mezzo di trasporto, questa è una bibita, questo è il cibo e questo è un altro mezzo di trasporto. Biscotto di mais. Beh, il biscotto di mais lo diamo all'uccellino. Sì. Ah, forse bisogna mettere quelli piccolini da una parte. Poi bisogna mettere questo di qua. Questo lo dobbiamo mettere qua. E questo lo dobbiamo mettere qua. E questo di qua. Ti prego. Forse sì. No. Ok. Vediamo cosa fa così. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ragazzi e ragazzi. Mamma mia, ce l'ho fatta. Dove è andato? Ecco. No! Poverino, è morto! No, non ci credo. C'è pure una chiave. Aveva dentro di lui una chiave. E con questa chiave vediamo se possiamo aprire qualcosa. Forse questo. No. Per la chiave apriamo questo, sì. L'uomo che ci ha rubato tutte le cose. Cosa vuoi? Sì, le voglio. Sotto la panchina. Ok, l'ho fatto. Sì, l'ho fatto. Alle 9, andiamo alle 9, non sbagliamo questa volta. Alle 9. Bene. Che poi tra l'altro guardate, vi faccio vedere, questi qui sono i numeri romani, ma c'è un errore perché c'è il 4, è sbagliato, è scritto male. Cioè voi che siete... avete fatto questo gioco o l'avete fatto apposta o cos'è? Vabbè, andiamo a prendere i soldi. Mi piace troppo l'orologio. Grazie, mi ha rubato pure l'orologio, vabbè. Possiamo fare questo.
L'anello del quadrato. Lo dobbiamo mettere sicuramente qua. E che dobbiamo fare qui? Cosa devo fare qui? Cioè, forse bisogna inquadrare quelle cose e poi cliccare sul puntino corrispondente. Allora, per esempio qui potrebbe essere questo. Potrebbe essere tipo così. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Poi ce n'è un altro che potrebbe essere questo. Potrebbe essere non questo, ma questo. Perfetto. Poi c'è questo, vediamo, uno così. Grande Govinda. E poi abbiamo queste due cose con il nero, vediamo, sono due. Sul due dovrebbe essere là. Forse da quest'altra parte ce ne sono due. Ecco, grande, l'ho trovato. Poi abbiamo questo. Grande. E poi qui ne abbiamo un'altra. Cos'è qui? Vediamo se c'è un'altra. Ecco qui. Le abbiamo fatti quasi tutti. Ecco, poi abbiamo questo di qua, che potrebbe essere tipo questo. O questo. Yes, qui c'è una porta. L'abbiamo fatti quasi tutti. Allora, poi c'è questo che si muove verso in alto, verso l'alto. Vediamo, potrebbe essere qui. Yes. Questo mi ricorda tutti i Rusty Lake passati, ragazzi. E poi abbiamo il quarto, o meglio l'ultimo, anzi no, il quasi ultimo. Abbiamo tipo questo qui. Vediamo qui. Questo abbiamo il coso. E poi abbiamo l'ultima a destra, che dovrebbe essere una cosa mezza nera e mezzo blu, mezzo verde scuro. Quindi potrebbe essere questo. Cioè, oddio, cosa sarà successo? Allora, crea le coppie. Allora, le coppie potrebbe essere questo con questo. E questa potrebbe essere qui. Abbiamo un dito. abbiamo questo, cosa sarebbe? Non so cos'è. Cos'è questa cosa? Ma questo è qui. E questa potrebbe essere qui. Alla matita con questo. E c'è qualcosa che... Allora, questo potrebbe essere con questo. Cos'altro? Questa cos'è? Una patatina? Una patatina va qua. Beh sì, cioè la patatina va con questo. Poi questo di qua potrebbe essere, sì, questa cosa qui col sangue. La mettiamo qua, col sangue. Poi abbiamo le coppie qui. Poi abbiamo la cosa. Possiamo mettere ad esempio la patatina. Ok. Non so come ho fatto, ragazzi, ma ce l'ho fatta. Laura van der Brom. Cara signora van der Brom, ecco la medicina di cui le ho parlato durante il nostro ultimo appuntamento. Questa medicina non la curerà. Le paure sono troppo radicate nel passato, tuttavia le darà la comprensione che sta cercando, dottor Clark. Ok, abbiamo la pillola. Beh, la pillola la diamo a lei? Questa pillola mi sa che porterà cose psichedeliche. Every night I have these nightmares. Anch'io. In my dreams I see them all. E credevo che mi sembrava la scena di Silent Hill 2. In my dream I see the town Silent Hill. Can you also see them? Sì. Oh mio Dio. I dream of my mother. She holds me as a baby. I dream of my mother. She holds me as a baby. As a baby. Cioè, le vede sua madre che la ferma da bambina, ok.
Ok, e quindi poi cosa fai? E poi? Dream of poor Bob. Sono il povero Bob. He holds his broken heart. I dream of poor Bob. He holds his Tiene in mano il cuore spezzato. Ok. E poi? I dream of myself as a little girl. Ok. My mother. While she holds my hand, I hold her face. I dream of the detective. Sono il detective. He is there. Lui è lì. With a large fish. Che regge un grosso pesce. Of the detective. Un pesce. Detective. Ah, il detective è lui, ragazzi, sì. Perfetto. I dream of a bird holding a rat. Che stringe un topo. Ah no, aspetta, un uccello che stringe un topo. Questo è un uccello. I dream of a bird. No. Vediamo dov'è sto uccello. Vogliamo andare a lui? Perché dice sogno di un uccello che stringe un topo. Ma un uccello, amico mio. Sogno un uccello che stringe un topo. Quindi questo è l'uccello che stringe un topo. I dream of you, my favorite friend. Tipo sogno. Holding a branch full of blossom. I dream of you. Ti sogno, mio caro mio amico più amato, con in mano un ramo pieno di fiori. Un ramo pieno di fiori. Va bene. Sogno mia madre è invecchiata. Ok. Ha in mano un cubo nero. Il cubo nero. Diamolo alla madre. È ancora viva? Dove è andata? Oh, guardate che brutta situazione. Dove è andata? Il pennello. Posso fare qualcosa con questa cosa? No. Vediamo se c'è qui qualcosa di mio. Avevo detto alle 4? Pennello con vernice. Dobbiamo farlo su quella cosa qui, forse. Nove, cinque. Cinque, mamma mia, che bello. È proprio molto interattivo. 19:55. Ok, abbiamo capito. 19:55. 19 sono le 7. 6. 7. 55. E adesso sicuramente verrà l'ultimo capitolo. Abbiamo anche il biglietto. Apriamo. E siamo pronti per l'ultimo giro qui a Rusty Lake. My favorite passenger. Grazie, uomo baffuto, uomo fortunato.
Guardate, c'è la polizia e il detective che cerca di capire cosa è successo. Il detective l'abbiamo conosciuto in Rusty Lake Hotel. Viale dell'anima. Vediamo cosa abbiamo qui dentro. Questo è un blob strano. Questo sarà leggermente complicato. Vediamo cosa abbiamo qui. Questo non lo possiamo aprire. Ti prego, fa che di trovare qualcosa. Vai, apriti, apriti sesamo. Non lo apre, ragazzi e ragazzi, impossibile, strano. Di solito apre tutto. Ah, quindi forse lo dobbiamo far avvicinare. Ok, lo dobbiamo far arrivare là. Qui cosa ci sarà mai? Qui c'era una cosa che dobbiamo mettere e qui c'è un'altra cosa di treno. Qui non possiamo fare niente. La donna morta. Questo non possiamo fare niente. Abbiamo il piede di porco. E gli armadietti non li possiamo nemmeno aprire. Mi piace questa cosa. E adesso che se va? Non si può fare niente qui. Qui bisogna sicuramente muovere qualcosa. E bisogna fare quella cosa lì. Allora, il primo puzzle che dovrei fare sicuramente è questo. Questo di qua. Vediamo se riusciamo a farlo uscire. Ok, guardate, cioè, avete capito? Cioè, ci sono queste cose che hanno la loro visione, cioè la loro, gli danno la direzione. Quindi bisogna farlo nella direzione giusta. Allora, adesso l'abbiamo qui, quindi dobbiamo portarlo là. Ok. Ce l'ho fatta, grande, grande Govinda. Ce l'ho fatta in modo semplice, eh? E quindi, dopo che ho fatto sta cosa, che lo fa? Cosa vuoi? E adesso che si fa? Ah, si va qui. C'è questo blob, la Corrupted Soul, le anime corrotte di Rusty Lake. Troppo creepy. Vediamo qui. Abbiamo la tenaglia. E la tenaglia dove la utilizzeremo? Ah, la tenaglia la utilizzeremo qui. Vai. Pezzo di nastro. Che schifo, si possono utilizzare le sue cose, vabbè. Vediamo che cosa abbiamo. Qui abbiamo dei numeri. 4, 1, 6, 4, 1. E poi cosa abbiamo qui? 8, 9, altri numeri, mamma mia. Mi dispiace. Questa la possiamo aprire?
Abbiamo il 6, ok. Andiamo ad aprirci la numero 6. Secchio. Secchio, secchio delle mie brame. Questo non lo possiamo prendere. E il secchio forse qui? Mi fa il solletico. Ah, il secchio lo dobbiamo mettere qua. Abbiamo aperto questa cosa e col secchio ci prendiamo l'acqua. Nemmeno. Ah, mamma mia, c'era anche questa cosa, ragazzi. La mettiamo qui, naturalmente. Sì, vai. Ok. Vediamo se faccio questo. Ok, mamma mia, è andata. Vediamo cosa c'è qui dentro. E abbiamo la manovella. E la manovella la mettiamo qui, naturalmente. Secchio con acqua. Secchio con acqua, perfetto. Lo dobbiamo mettere a lui? Secchio, era fredda quest'acqua. Lo so. It's starting to hurt a little. Se vediamo se mettiamo l'acqua qui dentro, cosa succede? Lo sapevo. Cosa abbiamo? La molletta. Beh, la molletta, cioè, o la mettiamo qui. No, qui non la mettiamo. La molletta gliela mettiamo qui. Ok. Could you stop doing that? No, non me la smetto. Beh, naturalmente l'acqua lo utilizziamo anche qua. Fil di ferro. E il fil di ferro, anche qui il fil di ferro, dove utilizziamo qui? Qui? Qui lo dobbiamo utilizzare. Ok, quindi possiamo... Beh, vediamo se il fil di ferro sta funzionando qui. Sì, perché noi dobbiamo fare in modo di questa cosa che arriva qui e poi là. E quindi deve andare prima dritto, poi a destra, poi dritto, dritto, poi a destra, poi dritto, poi a destra. Vediamo, dritto, a destra, dritto. A sinistra, a destra. Yes, vai. Oh. Enough, I'll tell you now. The key is behind the hand of the dead woman. The key is behind the hand of the dead woman. Ok, la chiave dietro... Incredibile, cioè come puoi pensare di fare questa cosa su un con una come si chiama, con una barra di ferro, vabbè, la chiave dell'armadietto. Vediamo quale chiave è. Qui bisogna capire 2143. I numeri ce li abbiamo dalla sua cosa. 14. Ah, sicuramente bisogna mettere questo qui. Mettiamo questo qui. E poi andiamo dritto, destra. Dritto, destra. Dritto, destra, dritto, destra. Dritto, destra. Oh, ho sbagliato qualcosa. Allora, dritto, sinistra, dritto, destra, dritto, dristro, destra. Oh... Ok, qui abbiamo quindi i simboli per capire la cosa, per aprire quella cosa. Allora sono il coso, il coso, il mare, quello di là. Vediamo qui cosa abbiamo.
Allora, il cagnolino, l'uccello, la barca e l'albero. Ok, ce l'ho fatta. 4195, ragazzi e ragazzi. Mamma mia. Ok. Diamo l'orologio alla signora. Che io dico la signora, forse il signore. Oh no. Allora, rivediamo queste cose. D, quello di sopra e quello di sotto. D, quello di sopra, quello di sotto. Allora, mi prendi in giro? D, quello di sopra e quello di sotto, dai. Ok. Lasciamolo. Vediamo dove ci porterà. Secondo voi sarà la parte finale? Cioè sta per finire il gioco? Non ci posso credere. Cliccate il pollice in alto, eh. Capitolo settimo. Il lago. In Rusty Lake ci deve essere sempre il lago, infatti si intitola Rusty Lake, c'è la parola lago. This is where I belong. I remember now the three looking at you. No, io non guardo dietro di me. No, no, non guardo dietro di me. Looking at you. Che bello. This is how I left the other world, an old woman. But I belong to the lake now. I am enlightened. Tree among others. Help my daughter. She can still blossom. Finally, you have found me. Sì. I belong to the lake now, my past and future self. My daughter. I know she can live another life. She can still blossom. Oh. Salviamo la bambina. Will I ever know? Where'd she go? Where'd she go? Finally, I can see the blossom. My mother, I know she's here for me. I can live another life without sorrow. The lake belongs to me. My dear Harvey, take the train and find your own future. Ok, dice prendi il treno. Prendiamo il treno, dai. Dove mi porterà questo treno? Facciamolo partire. Alla fine devo dire delle cose incredibili. Ed è finito così. Sviluppato da Rusty Lake. Bello. Ma io, diciamo, adesso faccio scorrere i titoli di coda e poi vi devo dire delle cose sul gioco che faranno scalpore come sempre. Grazie per aver giocato Underground Blossom. Speriamo che il viaggio sia stato piacevole. Se vuoi continuare, non dimenticare la tua valigia. Vediamo cosa succede se clicco continua.
Beh no, se clic continua non succede proprio niente, si ritorna alla schermata iniziale che è sempre uguale, anzi in questo caso no, ci sono i fiori. Che dire ragazzi, sono molto contento di aver giocato a Underground Blossom, è un gioco che comunque trovate a pagamento sui dispositivi mobile, ve lo lascio qui sotto in descrizione così potete scaricarlo pure voi, se vi è piaciuto ovviamente. Io sono stato molto colpito come sempre dalla colonna sonora e poi dai puzzle che sono impegnativi ma hanno la bellezza di farti ragionare, quindi questo è uno di quei giochi che ha la capacità di farti ragionare. Sono poche anche nei point and click, non tutti i punti e click sono così, io ho giocato a point and click che ti fanno sragionare, che proprio non li vuoi bloccare perché non vuoi più giocare, e invece con la saga di Rusty Lake mi sono sempre trovato molto bene. E la storia la trovo come sempre molto complicata, cioè è un genere molto, cioè da film artistico, da Twin Peaks, da Silent Hill, anzi c'è stato quel momento in cui dice proprio sembra che stesse citando Silent Hill 2 quando dice in my restless dream, in my dream I see the town Silent Hill, c'era una parte molto simile, l'ho trovata molto simpatica. E per il resto c'ha queste cose un po' spooky e che anche queste le trovo fatte veramente a pennello e sono molto contento, ecco, quindi ve lo consiglio, scaricate Underground Blossom, scrivete magari nelle recensioni che sono stato io a consigliarvelo, sarebbe molto bello. Io come sempre vi ricordo che sono uno dei gamer italiani che più ha giocato a Rusty Lake, a Cube Escape, ho fatto The White Door, Paradox, poi ho fatto Rusty Lake Roots, Hotel, è stato bellissimo, è stato un viaggio incredibile, sono contento di averlo continuato oggi con questa nuova uscita. Che dire, fatemi sapere quindi nei commenti cosa ne pensate, cosa vi è piaciuto di più in Underground Blossom, questo nuovo capitolo, episodio di Rusty Lake. Vi ricordo qui sotto in descrizione troverete tantissimi gameplay di questo genere della serie di Rusty Lake. Sono un po' stanco perché gioco da più o meno 3 ore, però alla fine come vedete il video è stato un po' più compresso perché ho tagliato le parti in cui cercavo di superare i puzzle che oggi erano molto difficili ragazzi. Va bene, cliccate il pollice in alto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, se volete comprate anche la mia merce, ve la faccio vedere, questa merce è bellissima, la trovate qui sotto in descrizione e ci sentiamo per il prossimo video. Govinda vi saluta, pensa giocando.